telegiornale di Canale 10. Sarebbe caduto precipitando dalla finestra mentre cercava di entrare in casa di amici. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, un giovane americano ricoverato a Careggi per le ferite riportate, era ubriaco e voleva fare uno scherzo agli amici. Luca Lari. È ricoverato in prognosi riservata al centro traumatologico di Careggi Morton Carey Ray, il giovane americano precipitato domenica notte dal cornicione del palazzo dove abita con altri studenti americani a Firenze per motivi di studio. Avrebbe potuto costargli la vita il volo di 10 metri, ma a seguito dell'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto, secondo i medici il ragazzo non corre pericolo di vita. Secondo la ricostruzione della polizia, Morton era rientrato alle 3 di notte, ubriaco, dopo una serata trascorsa nei locali del centro. Per fare uno scherzo agli inquilini dell'appartamento accanto, anche loro americani, voleva introdursi nella loro casa passando dall'esterno, dalla finestra sul davanzale di fianco. Un amico l'ha aiutato a oltrepassare l'inferriata apposta sulla finestra, poi ha chiuso i vetri ed è tornato in casa. Dopo alcuni istanti, un tonfo fortissimo che ha svegliato tutti i condomini del palazzo di Via dell'Ariento. Scattato l'allarme al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare molto per recuperare il giovane con la barella per le fratture spinali, considerando le possibili gravi lesioni subite con la caduta. Il giovane, classe 1989, si trova a Firenze per seguire un corso alla Florence University of Art. Ancora la cronaca, un'operazione finalizzata a smantellare la rete di favoreggiatori del superboss latitante Matteo Messina Denaro, indicato come il nuovo capo di Cosa Nostra, è in corso dalle prime ore di oggi. Gli investigatori della polizia stanno eseguendo 19 fermi emessi dalla procura distrettuale antimafia di Palermo. Le perquisizioni hanno toccato anche la Toscana, in particolare Lucca e Siena. Gli indagati devono rispondere a diverso titolo di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamenti e trasferimento fraudolento di società e valori. Un ragazzino italiano è stato denunciato dai carabinieri perché è sorpreso a spacciare hashish a un uomo di 35 anni nel parco della Rimembranza a Camaiore. Perquisito, i militari gli hanno trovato 7 grammi di stupefacente nascosti nello slip. Durante i controlli nella sua abitazione, nello zaino con cui il minore va a scuola, è stato trovato un bilancino di precisione. 7 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Firenze nell'ambito di controlli contro la pirateria informatica che hanno portato alla scoperta di 89 software illecitamente duplicati, installati su computer e rinvenuti in 5 studi di architettura, 4 a Firenze e 1 a Signa, e in una società di Sesto Fiorentino che produce materiale elettronico e informatico. È morto sabato in un incidente con la sua moto Roberto Rosi, 46 anni, dirigente di primo piano della società Cantieri di Pisa, società storica in Darsena. L'uomo era uscito per provare la sua moto. Quando non è rientrato a casa, la moglie ha avvisato i carabinieri che in tarda serata hanno scoperto che era uscito di strada e si era schiantato contro un albero. La notizia è stato profondo cordoglio anche tra la dirigenza e il personale della Cantieri di Pisa, dove l'uomo lavorava dal 2008. Sta definitivamente tramontando una delle più importanti aziende dell'Aretino. Vediamo. In attesa del trasferimento nella nuova sede di San Zeno, i lavori sono ormai pressoché ultimati. La prima azienda ora fa Aretina sta trasferendo 2 importanti reparti in Giordania. È questa la nuova frontiera di sviluppo per la 1R, un tempo la più florida azienda ora fa non solo di Arezzo ma di tutto il centro Italia. Secondo i vertici aziendali questo sarebbe una risorsa per tutta l'azienda, ma tra i lavoratori sta già serpeggiando molta paura. A noi ci dicono che è una risorsa da una parte, perché ci porta qualche vantaggio che serve per tenere in piedi tutta la struttura, però alla lunga il pensiero, la paura c'è che insieme a quei lavori che sono usciti ora ne escano altri e tempo andando avanti, diciamo, nel tempo. Ci sono molti giovani e quindi se l'azienda, diciamo, non inizia a investire un pochino di più sulle risorse, sulla formazione dei giovani e anche sulle strutture, il futuro per i giovani lo vedo un pochino triste e difficile. Ultima battuta, avete notizie del trasferimento a San Zeno? Sì, il trasferimento a San Zeno, se non ci sono particolari problemi, dovrebbe partire già dal prossimo mese con alcuni reparti per concludersi, diciamo, a settembre. La preoccupazione non è solo dunque per il trasferimento di questi reparti in Giordania, ma anche per la possibile sostituzione della manodopera con le nuove tecnologie che saranno sicuramente presenti proprio nella nuova sede di San Zeno. Un trasferimento dunque che potrebbe coincidere con altri tagli al personale. Il prossimo appuntamento con l'informazione questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.